Mariano, tu sei tutto per me. Sei come l'aria che respiro, sei come l'acqua che bevo. Non potrei immaginare la mia vita senza di te. Io ti voglio bene in un modo assoluto. Ma la verità è che, Mariano, io ti lascio perché ti amo troppo. Ciao, amore. Che gli rispondiamo? Fanculo. It's so nice to be happy. Una cafonata. Sì. E ora veniamo alle notizie internazionali. In primo piano abbiamo la situazione in Siria, perché è ancora giallo, non è stato del tutto risolto sulla presunta figa. Non ho capito l'ultima parola. È stato in carcere, è stato agli arresti domiciliari. Stamattina c'è stato un processo a suo carico per stalking, che non c'entra niente peraltro con il furto di ovuli dei quali era stato fiscale, accusato. E che lei mi ha detto il falso, capito? Questa puttana, capito? Oh! Io ti amo! Per poter rilanciare il nostro paese non bastano le belle parole di Monti e del suo governo, sono necessari interventi concreti. Vorrei dare la soluzione. Riflettete, il motivo per cui non vengono più a investire in Italia non è perché c'è l'articolo 18, è perché c'è un'enorme corruzione, ci sono falsificatori di bilancio, c'è una burocrazia che non funziona. Vorrei dare la soluzione. Vorrei vedere. Cioè, mettiamo queste cose a funzionare. Vorrei comprare una vocale. L'Antartide. Montagne di ghiaccio e un mare di navi. Di navi? No. Cazzo stai a dire? C'è un sito www.labuonascuola.gov. Basta. Oppure labuonascuola.gov/it, va verificato. Andate su Google e cercate la buona scuola. Non ci hai capito niente? Ho ricevuto dal signor Presidente della Repubblica l'incarico di provare a formare il nuovo governo. È diventato presidente. No. Sì. Bravo Matteo. Comunque abbiamo discusso solamente della legge sul cinema, che è un momento, non si legifera da tanti anni, quindi è stato un momento straordinario del quale siamo grati al presidente Renzi. Tutti! È un bel direttore! Sì, una meravigliosa persona! È un santo! Un apostolo! Evviva il nostro direttore! Evviva! Evviva! Io ho vinto 48 milioni alla ruota, ho vinto 48 milioni di lire alla ruota della fortuna. Così, giusto per rispondere alla tua ironia, caro Robby, è vero che erano lordi, però lascia fare. Uccidetelo. Occupato? Ma cosa sta facendo? Sto votando. Ah, bene. Campione come lui. Ma che convinci? Con tutto il rispetto per il presidente del Consiglio, che queste cose se le deve prima o poi mettere in testa. Ha 20 anni meno di chi vi parla, quindi ha tutto il tempo per farlo. Vaffanculo la maggioranza. Non restare chiuso qui.